La terra continua a tremare, e all'Aquila si riaprono le ferite. Questa è la casa che È è crollata qui. crollata questa mattina, ecco qua. Eccola qui. Praticamente un cumulo di macerie. Cioè, completamente, vedi, anche la strada totalmente aperta. Di quanti piani era questa? Ma questa era più o meno sui 5 piani. Questa 5 piani. Più o meno 4-5, non meno di 4 comunque. Non meno di 4. 4-5. Diciamo che era l'altezza come quest'altra. Più o meno della stessa altezza di questa. Mentre a questa diciamo che questo piano si è abbassato. Sì, e invece qua è crollo tutto. Questa è crollata tutta. Questa mattina era a casa, non ha sentito, cioè ha sentito, però Sentita? la casa ha retto Molto benissimo. buona, la casa ha detto benissimo, no? Ma anche le altre volte quando ha fatto da matrice o ha fatto martedì scorso. Questa è stata più forte però. Boh, Però casa sua ha retto bene. perfetto, non si è mosso una. Questo invece è un altro edificio che è già toccato ovviamente dal terremoto del 2009, ma che ha subito ancora dei danni. Quindi questo palazzo verrà completamente demolito. L'ha dichiarato il sindaco e verrà fatto nei prossimi giorni. Però se ne sono uscite le colonne, queste che hanno messo del 2009. Ma quella del 2009. Però non dicono, quella di L'esatta. stamattina era più forte. Bisogna, per stare tutto nella sicurezza, bisogna andare in giro e vedere, ecco. Questa è via 20 Settembre, la via del dolore dell'Aquila. E questa è la tristemente nota casa dello studente.